Bentrovati amici, amanti della storia, amanti del territorio. Siamo qui a Farra di Soligo. Quest'idea è nata qualche settimana fa quando ho accompagnato un gruppo di turisti a visitare le nostre bellezze. E da lì ho trasmesso l'idea agli amici di Radio Veneto 1 e a Roberto Ghizzo di poter dare più campo, più possibilità di conoscere il nostro territorio non solo alla gente locale ma appunto anche al di fuori del territorio nazionale, perché abbiamo dei posti meravigliosi. Oggi siamo appunto in località Farra di Soligo, a Credazzo, alle mie spalle il castello di Credazzo, le torri di Credazzo, e a sud delle torri di Credazzo l'oratorio medievale, la chiesa medievale di San Lorenzo. Una chiesa che si distingue in tutta la pianura per chi arriva e per chi viene in visita al nostro territorio, perché è posta in cima al colle. Tipico il campanile con le merlature, una chiesa appunto medievale che un tempo a ridosso aveva il cimitero. Una chiesa che racconteremo adesso perché è stata importante anche per quanto riguarda la storia ed alcuni aspetti che l'hanno caratterizzata nei secoli. Una chiesa che domina il quartier del Piave, una chiesa che era un punto di riferimento per la popolazione di Farra di Soligo di quel tempo, un punto di riferimento per il territorio e per chi era a transito in queste zone nel periodo medievale, ma anche in epoca recente. Siamo qui a San Lorenzo, mi ha raggiunto l'arciprete di Farra di Soligo, Don Brunone de Toffol. Questa è la chiesa di San Lorenzo che sorge in cima al colle, dominando Farra di Soligo. Un'antica chiesa di proprietà della famiglia da Camino, di cui si hanno già le prime notizie nel 1210. Ma adesso chiederei a Don Brunone, cosa rappresenta San Lorenzo per Farra di Soligo e per i parrocchiani? Per Farra di Soligo i parrocchiani rappresenta, lo sa bene Mattia, una valenza spirituale ben consolidata. Il feudo di Credazzo era infatti una proprietà dei da Camino, quindi le celebrazioni più importanti della famiglia si sono svolte in questa chiesa, fino appunto da epoche remote, ma di recente rappresenta una grande devozione a questo santo che in qualche modo da questa chiesa domina su tutta la valle del quartier del Piave e diventa quasi un simbolo anche dell'abbraccio con il Prosecco e con queste terre che sono state solcate anche dalla Prima Guerra Mondiale. A San Lorenzo si viene soprattutto il 10 di agosto per celebrare il santo con due sante messe, già quella della mattina alle 7, piena di gente. E poi si viene anche per celebrare una messa una volta al mese per aiutare, diciamo, i contadini a lavorare questa terra che da sempre ha dato molti buoni frutti. Poi c'è certamente anche il desiderio che riacquisti tutta la sua bellezza. Gli amici di San Lorenzo, un gruppo per esempio, hanno restaurato da poco le porte. Noi vorremmo dare non solo alle mura che vedrete, ecco, anche l'antico splendore che possa attirare veramente tanta gente, non solo come turisti ma anche per venire qui a dire una preghiera, perché i devoti di San Lorenzo sono davvero tanti. Ecco, quindi noi preghiamo il Signore che mandi il buon tempo per le coltivazioni, per queste colline, per il Prosecco, ma doni anche la salute e la forza ai nostri contadini, ai parrocchiani, di vivere quella serenità che San Lorenzo col suo martirio ha acquistato per la Chiesa di Roma e possiamo dire oggi per tutta l'umanità. Don Brunone,
Andiamo a scoprire questa chiesa. Siamo all'interno della chiesa di San Lorenzo, alle nostre spalle la statua di San Lorenzo. Don Brunone? Sì, posso dire una parola perché San Lorenzo è certamente uno dei santi più antichi della cristianità, è stato un diacono, uno dei primi diaconi della Chiesa di Roma e vivendo da servo, da persona disponibile ad aiutare i poveri, è stato condannato a morte sulla graticola perché quando disse ecco le mie ricchezze, quelle che do ai poveri, sono loro stessi, io non ho ricchezze della Chiesa come si pensava avesse anche tra le mani e fu appunto ucciso in questa maniera molto tremenda, quella dell'essere messo su una graticola, bruciato. Le famose scintille che sprigionò quell'incendio, quella bruciatura, danno anche origine alle famose stelle, le stelle, la notte di San Lorenzo, no? Ricorda proprio anche questo martirio ed è quasi un collegamento naturale con la vita, la natura, l'ambiente, quindi il cielo e la terra che si congiungono ad onorare questo santo che vorrebbe portare ancora sollievo, desiderio di liberazione dai mali della vita quotidiana, soprattutto da quelli che portano brucianti ferite alla vita delle persone. Il santo comunque è venerato in tantissime località del mondo e noi ci onoriamo di averlo come patrono in questo colle di Credazzo.